Spenti i riflettori sul meeting internazionale del galoppo e del trotto, è tempo di soddisfacenti stime per il weekend dell'8 e del 9 dicembre, che ha richiamato l'attenzione nazionale non solo sull'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Celebrato il 10° anniversario dell'Unione Ippica del Mediterraneo, la presenza di un folto pubblico di appassionati e non di autorità intervenute per l'occasione. Si è assistito al qualitativo convegno di galoppo con i prestigiosi Gran Premi Ippici in programma, con affascinanti spettacoli ed artisti internazionali, con le degustazioni dei prodotti tipici locali e quelli proposti nei vari stand espositivi dalle nazioni aderenti alla stessa WIM. L'Italia, a cura del MIPAF, ha permesso gustosi assaggi sia caseari che ortofrutticoli, gestiti dall'OP Natura. La Tunisia ha servito poi un couscous gigante particolarmente gradito dal pubblico. La Russia ha riscaldato con assaggi di vodka e prodotti moscoviti. Una mostra permanente ha raccontato i 10 anni di un'associazione che riunisce 19 paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che hanno prodotto intese, progetti e eventi intenti a promuovere il cavallo a 360 gradi. Un lavoro di valorizzazione del settore pronto a ripartire dal 2019. Il carattere particolare di questa associazione è dunque l'unica che è al trotto e al galoppo. Ogni paese ha il stesso peso giuridico, cioè non c'è differenza tra i grandi paesi dell'Ippica e i paesi meno importanti. E soprattutto l'idea è di, attraverso l'Ippica, di celebrare l'amicizia, la storia, le tradizioni del cavallo, le tradizioni dei paesi e di avvicinare i diversi popoli del Mediterraneo. Italia, Francia, Libia, Tunisia, Russia, Malta, Marocco, Romania e Serbia si sono date battaglia su pista. Nel campionato riservato ai jockey, la Tunisia è riuscita ad accaparrarsi. Benché la vittoria meritatissima sia stata conquistata da Geraldine, quei punti necessari e utili per poter vincere e arginare al secondo posto la Francia e al terzo pari merito Russia e Italia nella classifica generale del campionato dei fantini del Mediterraneo. Mentre ha riecheggiato l'inno nazionale italiano, che con 44,5 punti in classifica finale si è aggiudicato il campionato riservato ai driver. Ad alzare il trofeo 2018 è stato il giovane driver Francesco La Rosa. Si è imposto su Boris Kecenovic, vincitore con Ultra Kagemar della prova. Migliore piazza alla Serbia, terza invece la Russia. Festeggiamenti che hanno garantito un qualitativo spettacolo grazie agli ospiti internazionali. La straordinaria voce del soprano Elisabeth Vidal e del baritono Andrea Cognè, ad esempio. I ritmi del gruppo dei musicisti e ballerini della Tunisia. Le note ufficiali della fanfara del 12° Reggimento Carabinieri di Sicilia, diretta dal maestro Paolo Mario Sena. È il corpo bandistico del Corpo Forestale della Regione Siciliana, diretto dal maestro Gerlando Cuffaro. Una sicilianità soavemente cantata anche dal soprano Manuela Infalletta. In pista invece l'eleganza e il portamento dei cavalli lipizzani del Crea, trainanti due raffinate carrozze, a disposizione poi delle famiglie accorse all'evento. Poi l'ippica sulle piste,
Desire to Fire, che ha spodestato gli anziani e si è eretto ad attore principale del Gran Premio Francesco Faraci, l'handicap principale A che ha impegnato i 3 anni e oltre sui selettivi 2300 metri. Non poteva esserci debutto migliore sul tracciato siciliano per la new entry di Marcello Restuccia, che con in sella Giuseppe Gentilesca ha attaccato e passato il Buon Cortese e arginato al posto d'onore. È solo terzo il battistrada Cuore del Graco. Ma intanto viene bene anche Cortese, dall'interno c'è Desert to Fire, quindi si va ai 300 metri conclusivi con Cortese che prova ad accelerare, attacca Desert to Fire e dall'interno ancora Cuore del Grago, si va ai 250 metri dal traguardo con Desert to Fire che ha qualcosa di vantaggio nei confronti di Cortese che galoppa dall'esterno, dall'interno c'è Cuore del Grago ma è Desert to Fire che sul finale va a completare. Tra i giovanissimi al confronto nel criterium dell'Immacolata, handicap principale B sui 1500 metri, emerge il pesino di Giuamento. In sella, un ispiratissimo Cannarella che la spunta su un'ottima Miss Conci e un progredito Coach Me Softly. Torna al successo Killash Me, Fiuken e Antonino Cannella, protagonisti del Gran Premio Unire, handicap principale C abbinato alla Tris Quartet Quintet, che ha ingaggiato 14 anziani sui 1700 metri di pista grande. Bene Lord Shekin e Guapo che si assicurano la seconda e terza moneta, mentre due dei team di Giusy Guida, Clockwinder e Soyuzen, vanno a concludere la quartella quintè. Il riuscitissimo convegno di Trotto ha avuto la sua punta di diamante nel premio Città di Siracusa, dove Tina Turner si è confermata regina. Detentrice del titolo dell'edizione 2017, l'acclamatissima allieva di Gaspare Loverde, guidata dallo stesso, è volata sul traguardo del prestigioso invito riservato ai cavalli anziani. Ha mantenuto il feeling con la pista Tritone Lux. Chiude la terna Real Mede SM. Tornato del vento che scatta come una molla, Tina Turner ha vantaggio cospicuo, ma tornato del vento si botta di galoppo aggaggiandosi con Totano Jet, si impone Tina Turner. Entusiasmante poi la prova dedicata al trotto montato, tra i fantini in sella all'invito dedicato a indigeni anziani che hanno dovuto mantenere la classica andatura senza l'ausilio del salchi, è spiccato il nome di Giuseppe Emanuele che ha impeccabilmente condotto al successo Narciso VL. Tra le autorità presenti per il settore ippico anche Giovanni Di Genova, il dirigente del MIPAFT, si è soffermato sull'importanza della valorizzazione del settore ippico. Dimentichiamo spesso che il cavallo ha un'origine mediterranea, il cosiddetto anche cavallo anglo-arabo è qualcosa che dà un po' la sintesi di quello che oggi si sta celebrando qui, ovvero sia 15 paesi che si sono riuniti, si stanno incontrando a Siracusa per festeggiare l'ippica. Non è solamente un momento di corsa, ma è anche un momento culturale di incontro tra i popoli. Questo ci porta a dire che forse bisogna riscoprire l'ippica anche per quei valori impliciti che sono legati a un'attività sportiva, qui ovvero sia unione dei popoli, unione delle famiglie allargate e soprattutto un momento di festa che ci collega a un altro concetto. Il nostro obiettivo è riportare le famiglie negli ippodromi perché è un momento sociale in cui riscoprire i momenti legati allo sport e i momenti legati alla natura e questo è uno degli obiettivi che ci stiamo dando come Ministero. Oltre ogni più rosea prospettiva per la riuscita della Kermesse, così sottolinea il presidente della Marconi Italia S.P.A., il dottor Concetto Mazzarella. Non posso che dire di essere più che soddisfatto, oltre le aspettative, per la riuscita della tecnica delle corse, per l'eccezionalità degli spettacoli collaterali, per la grandissima presenza di pubblico, anche nelle giornate di trotto che sappiamo noi, già sapevamo che non poteva essere la giornata del galoppo, ma al di là di quella presenza anche oggi sono state delle aspettative, oltre il boom di ieri con oltre 9.000 presenze. Cosa dire di più? Quando ci sono grandi eventi dell'ippica il pubblico risponde, si raggiungono eccellenti livelli tecnici, anche il gioco è stato notevolissimo, più che mai soddisfatti. L'Unione del Mediterraneo ha festeggiato nel miglior modo possibile i 10 anni della Costituzione. Noi già siamo pronti per i prossimi appuntamenti, a parte le giornate normali e ordinarie di corse che già a partire dal prossimo sabato avremo da qua al prossimo mese degli eventi importantissimi,
Già il 26 dicembre ci sarà la grandissima giornata del Francicanava con più gran premi, il 6 gennaio inizierà il Gala internazionale del galoppo, che si concluderà il secondo sabato di gennaio. Quindi la grande ippica in questo periodo di fine autunno e di inizio inverno è a Siracusa. L'ippica siciliana si è regalata un graditissimo spettacolo in un'area di festa che corona la grande passione letta, sostenuta e valorizzata sul territorio della Trinacria.